Iniziamo subito. Iniziamo subito con un'immagine, eccolo qui, Otello di sta gran coppola. Un rapper che beve la camomilla come un inglese. Con la cosa in mano, fai uscire il genio che stai a fare. Vai, fuori, oh, fuori, esci. Eccolo qua. Esci. Fabri Minchia, inizio con lui oggi. Non si può bere la camomilla, dobbiamo cominciare. Sta per iniziare l'edicola oggi. Oggi grandi occasioni. Guardate che è arrivato oggi con noi, signori, Gianmarco Frasca. Il cantautore marchigiano. Come la primavera. Quanto ti è costato fare queste carte? È il numero chiuso. Ci sarà giovedì 30 maggio alle 20:30 alla terrazza dell'Unione. Ci sarà l'incontro con Frasca. Frascati, andate tutti da Frasca. E poi salutiamo anche Agonia, che sta con i One Direction. C'è i One Direction sotto. E poi c'è la moglie del dottore. Oddio dottore, che hai fatto? Ormai non la tengo più, la reggo. Come una... Oh, dottore dice non la regge più, ma qui tanti la reggerebbero. No. Eccolo là uno che reggerebbe il colpo. Allora, siamo qui il nostro Cesare, il dottore Ebe. Oh, sei qua di bocca. No, quando ce vo, come dicono a Roma. Allora, iniziamo con la sigla subito. Campione, devi solo schiacciare play. Devi solo. Eccola! 2, 3, 4. Giovanotti di me! Che sta facendo il giro delle università. Allora, basta con sto tamburello, chi ce l'ha il tamburello? Chi ce l'ha? Basta, io odio il tamburello. Ce l'hai tu Arnaldo, quello sotto, sotto non lo muove. Perché basta, c'ho la testa veramente, non si può. Allora, iniziamo subito con parlando di Letta, il nostro presidente del Consiglio, da qualche parte ha detto una frase che c'ha, eccola qua. E mi è piaciuta sta cosa, mi è piaciuta di Letta, bravo Letta, e in Europa con la schiena dritta, cioè con la schiena dritta perché dopo anni di 90 gradi che veramente quando arrivavamo lì in Europa cioè, che è qua da vieni qua, non perdevano, camminavano tutti piegati, adesso schiena dritta, bravo Letta, ci sei piaciuto, c'è Letta da qualche parte, si parla di Porcellum, legge elettorale, allora noi ci rivolgiamo a un popolo, a noi stessi. Cioè, i giornali scrivono Porcellum, cose, ma tanta gente non lo sa, sai che cos'è il Porcellum? Ora mi dirà che cos'è il Porcellum? Porcellino Lo sapevo, non c'era cosa. Invece noi abbiamo la fortuna di avere un politico oggi che passava di qui, buongiorno dottore, onorevole Alessandro Pagano, questo cognome Pagano. Vabbè, non diciamo che schieramente, però lei saprà sicuramente cos'è il Porcellum e adesso ce lo spiega. Si barra il simbolo e automaticamente vengono eletti tutti quelli che sono in quell'elenco, con una scheda rigida. Tutto sommato sono già prefissati coloro che saranno eletti. Lei di cosa si occupa? Finanze, bilancio, economia. Pagano, per forza. Lei non porta i politici a Međugorje, mi ha detto. Sì, ne porto tanti. Anche qui tanti, quelli che sono qui presenti. Ma lei porta i politici a Međugorje? Anche, perché? Organizza i pullman. Pellegrinaggi. Ma lei li deve lasciare là. Perché? Ma li lasciamo là. Perché la Madonna, poverina, non ce la può fare in una seduta, capito? A metterli, a benedirli tutti, ha capito? Li lasciamo là. Allora, caro onorevole Pagano, non diciamo lo schieramento, ma io ho già capito lei, dalla cravatta, da come si veste, da come si muove, dalle finanze, lei è di quel partito lì. E va subito in contrapposizione.
un'azione gli becco un comunista subito, ecco. Ma hai gravato quale? Sì, siete peggio allora. Andiamo avanti, attenzione, visto che nel Porcellum non si butta via niente, insomma ci sarà qua, ci sarà un 10% di miglioramento su questo Porcellum, così dicono, no vabbè, non si tocca. Allora, abbiamo un video messaggio per John Wayne, non lo sapevi neanche tu, e allora lo facciamo vedere su, un video messaggio per John Wayne, attenzione, vai, silenzio. Mi rivolgo all'edicola Fiore per fare un appello. Mi sono arrivato una serie di lettere che richiedono un certo John Wayne a uomini e donne over, non quello dei giovani, quello un po' insomma per la seconda età, forse la terza, e lo vorrebbero proprio quasi come un tronista di uomini e donne over, cioè deve, sarebbe al centro dell'attenzione con tutte queste signore che vorrebbero corteggiarlo, parlare con lui, potergli parlare, insomma quello che potete fare, noi siamo lì che lo aspettiamo. Grazie. Ma sei tu il nostro Black and Decker! Vai, vai e colpisci! Fattele tutte! Uno di noi! Uno di noi! Uno di noi! Dove è uno di noi? Grazie ragazzi, è il momento di Fabri Minchia! Dai! Yeah! Vertice incentivi per le nuove elezioni! No, aspetta, vedi? Cioè, da capo, vai! Ok, ehi! Hey. Vertice incentivi per le nuove assunzioni! Da capo! Non abbiamo tempo, eh! Vertice incentivi per... Allora, terza, attenzione, l'ultima, poi non lo fai più. No, silenzio. Che cazzo vuoi? Qui è un po'. Ce la puoi fare. Ce la puoi fare, dice Cesare, ce la puoi fare. Ti sei portato via un minuto e mezzo. Di risata. Vertice incentivi per le nuove assunzioni. Fine del Porcellum per le nuove elezioni. Il primo ministro Letta va a Bruxelles. Borghezio cacciato per gli insulti alla Chiesa. Edicola di giovedì, saluti a Don Gallo. Siamo sotto la pioggia, primavera inganno. 23 maggio, sono 21 anni rispetto al ricordo del grande Giovanni. Bravissimo! Oh, in un solo rap ha ricordato Giovanni Falcone, quindi qui l'applauso va ancora così. Ha ricordato Don Gallo, il prete degli ultimi che se n'è andato. Bravo, hai fatto veramente, hai fatto le omelie, bravo, complimenti. Grazie. No, devo dire, è stato bravissimo, bravo, mi sei proprio piaciuta. Ti sei fatta attendere, però ti sei fatta attendere. Allora, che cosa abbiamo? Ragazzi, Alemanno ha fatto un tweet ieri, guardate qui, il 22 maggio a Roma piove a dirotto, dice, ma io non c'entro nulla, lo dice lui, ha detto lui, e l'ha scritto Ignazio Marino, ad Alfio Marchini, tra l'altro con Ignazio Marino hanno litigato e si sono presi a colpi d'ombrello proprio ieri, ma di brutto ragazzi, perché sapete no che da quando Alemanno è sindaco ci sono state alluvioni, tevere, esondati, neve, nevicate, proprio così. Quindi se verrà rieletto, la prima cosa che a Roma ci sarà almeno un'alluvione, ci sarà almeno una. È proprio lì che i suoi avversari politici punteranno la campagna, sì, sul meteo. La campagna elettorale dei sindaci è sul meteo. Pensate che lui è l'unico sindaco che nel suo ufficio non c'ha la foto di Napolitano, con tutti, ma c'ha la foto del Bernacca. Perché lui prega San Bernacca, prega San Bernacca da Millibar, affinché il tempo sia clemente. Ma ragazzi, sto clemente qua è clemente Mastella, perché qua là, è veramente un tempo, diciamolo, di merda. Allora, che cosa abbiamo? La Fiat va a Londra, dice, va a Londra, e chi è quel giornale questo che lo dice? Il Tempo, per pagare meno tasse. Cioè, ma proprio ditto papallo di scrivere giornali. Farà le nuove macchine londinesi, la 500, farà la Point, ma se per questo qualcuno vuole dire qualcosa su questo? Non c'è niente, per me non ci stanno commenti sulla Fiat, perché ormai è diventata una saga, non è più una storia, saga. Una saga. La saga da Fiat. Lasciamo stare, vabbè, vediamo cosa ne pensa lui dei One Direction, ancora guardate, agonia, che sta pubblicizzando i One Direction. A proposito di pubblicizzare,
c'avevo un topolino qui che volevo far vedere. Eccolo qua, auguri a Topolino. Chi di noi non ha detto Topolino? Auguri a Topolino. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Topolino. Basta così, grazie. Abbiamo finito il tempo. Che notizie ci abbiamo da commentare, ragazzi? Eccola qua, Roma e Lazio Dar Papa. Eccolo qua, questo è sempre, diciamo, un segnale distensivo per il derby che si giocherà. Quando si giocherà? Domenica. Quindi è stato bello l'incontro tra Totti, guardate, Totti il Papa. Totti gli ha detto bella Francesca. No, Totti al Papa, bella Francesca, lui ha ricambiato, oh, bello Francesca, poi il numero 10 sono io, il numero 9 sono io. Allora, questi sono bei momenti di sport, di calcio. E allora abbiamo in Turchia, ragazzi, una notizia arriva dalla Turchia, Erdogan, lo conoscete Erdogan? Erdogan dice il sesso fa bene, lo consiglia il governo Erdogan, l'ho detto lui, a sto punto più che Erdogan è Erdogaz. Scusate se mi è venuta, ma era così, e mi è venuta proprio liscia liscia. Abbiamo Frasca che si esibirà nella prossima tranche dell'edicola. Noi chiudiamo con i programmi della... Che cosa c'è? La vignetta sportiva. La vignetta sportiva, i tifosi non vogliono Allegri, non è un vero allenatore. Non ditelo a noi, dice quello dell'Inter. Hai fatto la battuta sugli interisti, non ti permettere, sai. Non ti permettere, sai. Programmi della serata, ragazzi. Programmi della serata. Allora, stasera c'è, ecco, che Dio ci aiuti, la vera storia di Muratti. Eccola qua sull'Inter e la campagna acquisti su Rai 2. Che cosa ci abbiamo? Cosa ci abbiamo? The Voice of Italy, io impazzisco a vedere Agarrà come balla lì da seduta. Poi ci abbiamo Forte Apache, ragazzi, Forte Apache invece, scherziamoci un po', è un film di Marco Risi, io consiglio, purtroppo non mi mette a fuoco il telefono, eccolo qua, consiglio a tutti di vedere questo film, la storia del giornalista ucciso dalla camorra Siani. Io l'ho visto questo film a tempi, quando uscì, è bellissimo, guardatelo perché veramente ne vale la pena. Poi ci abbiamo su Canale 5 un film d'azione, e poi c'è Colorado, la storia di Balotelli, e poi abbiamo le cose, e poi servizio pubblico, voi sapete cos'è il programma dedicato a voi del PDL. Ah, l'abbiamo detto del PDL, ragazzi, abbiamo concluso, siamo a 12 minuti, meno male, mettiamo subito una sigla, chiudiamo e dopo ci sarà Edicola Show con Frasca di sta minchia. Vai, 1, 2, 3, 4. Grazie a Giovanotti, come sempre. Ecco Grillo che ritrova la fidanzata al comizio, ritrova la fidanzata e gli dice ammazza come ti sei ridotta, e lei pure ha detto ma te sei visto, ciao, arrivederci.